Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Pirate World 3 e oggi dobbiamo continuare con il diario degli incubi. Per le isole di oggi dobbiamo scegliere il signor Caesar contro Chopper e il signor Brook per scortare la signorina. Io partirei con Caesar, così sblocchiamo subito anche il Chopperino e siamo tutti felici. Eccoci qua, sì ok è qua Chopper, lo stavamo solo eclissando col nostro fumo orribile. Andiamo. Allora, Chopper, mentre abbiamo Buggy e... wow, ok. Abbiamo un pagliaccio, letteralmente, e un dio, va bene. Allora, forza dell'eroe, veleno mortale, esperimento, forza del leader, alta tensione, percezione della vera forma. Allora, vorrei provare un'abilità che mi avete consigliato, che è... saggezza del dottore, forse. Però mi avete detto che tiene 3 punti, mi dà un po' fastidio occuparmi 3 punti. Leverò il veleno mortale, chi se ne frega, e il forza del leader, vai, proviamo così. La vita aumenta automaticamente in maniera veloce. Voglio provarlo? Voglio vedere quanto effettivamente mi rigenera vita sta cosa. Perché l'unica difficoltà che ho trovato in questo gioco è il diario degli incubi. Perché i nemici ti fanno un male incredibile, quindi la difficoltà è il danno che subisci. Però se mi metti un regen degenera addosso, tu capisci che la difficoltà è già andata a farsi benedire tutta. Cioè sto gioco diventa già non più difficile. Quel poco di difficoltà che c'era è andato a farsi benedire tantissimo. Guardate, ho già recuperato tutta la vita. Cioè è come avere un potere dell'eroe attivo per tutta la partita. Quanto sbagliata sta cosa. Vabbè, tutto sto gioco è sbagliato effettivamente. Avete ragione anche voi. Tutto sto gioco è sbagliato. Non sto facendo un tubo di danno, però devo alzare le mie kill, perché ho preferito tenere... Non so se era meglio, forse era meglio tenere un potenziamento contro la gente avvelenata, non lo so. Ho preferito tenere forza dell'eroe, quello delle kill, comunque quello che mi potenzia l'attacco in base alle kill, perché so che quello è potente. Bisogna solo tirare sulle kill. Mentre le due abilità di Caesar, quelle a speciali sue, non so quanto effettivamente tolgano di più. Stai buono tu. Sapete cosa c'è di brutto con Caesar? Quello che vi dico tutte le volte, che non si vede un tubo. Non si vede un tubo. Sfortunatamente la stella uccello di fuoco, non ho capito un tubo. Io non ho letto. Non ho, anche perché stavo capendo cos'era sta stella uccello di fuoco. Poi ho visto Aso, poi ho capito. Allora, Choppy, ci devi morire. Io non voglio, ma ci devi morire. Non voglio infierire, ma ci devi morire. L'attacco speciale di Caesar fa un po' ridere però, Fa un po' molto ridere. C'è di buono che pietrifica, ma fa un po' molto ridere. Dai, Buggy, sto potere dell'eroe, veloce. Fallo. Bravo. Andiamo. Meno butti bombe, fai robe. Bravo, Captain Buggy. Signor Pagliasso, andiamo. Ci diamo tutti. Chopper, decedici. Grazie. Cosa devo fare? Evita che Chopper... Fatto. Evitato. Distrutto. Ok. Ciò significa che per tutta la mia partita devo stare attenta che Chopper vada da qualche parte, sicuro, sicuro. Cosa che mi sfuggirà tantissimo, me lo sento proprio. C'è qualcuno qua. Tiè, facciamo l'attacco semplice, vediamo com'è. Ok. C'è morto? Ma manco. Vieni qui. Yeah. Caramelle. Vado, c'è... va bene, vado da qualche parte, perché potenzialmente non vedo dove vado, però vado. Andiamo qua, va, che c'è un alleato e 200 milioni di puntini rossi, direi che hanno bisogno di noi qua. Ah, ok, è cattivo però, chi se ne frega. Marco e Barba Bianca, ok, spammo tutto. Sono qui, tranquillo. Ci penso io. Non ti preoccupare, Usoppa, ci penso io. Ora li caramello tutti. Li caramello tutti, ballate. Barba Bianca non balla mai. Mai balla. Manco Marco, non sta ballando nessuno mai, ok. Speravo di farli ballare, sarebbe stato fico. No, Fenice? Stai buona? Stai a terra soprattutto, Fenice? Vabbè, quanto è odioso Marco. Mamma mia, quanto odioso Marco. Guardatelo, quanto odioso. Fammi sparare Shanks che poi vi purga male. Vai Shanks, fallo. Purgali. Vuoi uccidere Marco? Perché è lui il fastidioso qua. Yeah. Io non lo vedo ragazzi. Io sto spammando quadrati e triangoli così. In bolle di luce e fumo. In cose. Io spammo.
Con certi personaggi tu non giochi, spammi. Purtroppo è così. C'è morto qualcuno? No! Manco per sbaglio! Tieni! Ti smilo, no, ti raggio. Tentativo di fuga, grazie. Dove sei che mi dai Kizuna? Grazie mille, Asop. Tu sì che sei utile. Grazie mille, Usoppa. Smilo tutto io. Marco è alle mie spalle. Ok, Marco è andato. Credo anche Barba Bianca. No, Barba Bianca è ancora qua. E allora perché ho conquistato? Oh, ok. Generalmente quando ci sono i nemici... vedo un tubo. I nemici forti all'interno dei territori non te li fa conquistare, però... boh. È successo. Va bene. Io sto giocando con una nuvola di fumo. E gas. Più fumo che gas. Girati tutto e spammalo. Non so cosa c'è, tu spammalo. Yeah. C'era nessuno, ecco cosa c'era. Nessuno. Tia. Lo nostro danno continua ad essere ridicolo nonostante le 1300 kill che mi porto dietro. Il mio danno fa schifo. Quindi ora Marco è alleato, no? Va bene. E cioè, ah, Usoppa. Ok. Ah, ok. Tiriamo su il nostro Kizuna almeno. Se non possiamo potenziare le kill, tiriamo sul Kizuna. Facciamo cose. No. Moriteci. Gli ho tolto manco metà vita. Faccio schifo. Asop. Asop, porca miseria. Sei appena arrivato, Asop. Dove stai? Ehi. Accidenti. A te, accidenti. Dove stai? Dai che devo fermare pure Chopper. Dov'è? Perché scappa via? Cioè, vabbè. E vabbè, e lui sta scappando. Asop! Ma sta benissimo, Asop! Dai! Mi dice le bugie, Asop! Ma io non lo so, quest'uomo! Sta benissimo! Sta benissimo! Sei un pezzente, Asop! Un fifone del cacchio! Ciao, Barges! Decedici, Barges! Non venire pure tu a rompere, ti prego! C'è già Asop che fa il doppio gioco! Sto puzzone! Bellami, va bene, sta arrivando di tutto qua, sta arrivando. Priorità è Chopper però. Aia, 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 wow. Quanto dolore. Sì, vabbè, ma mi rigenero, chi se ne frega. Tanco tutti io. Chi se ne frega, tanto regen dell'esistenza, altro che Mercy, io sono immortale. Tiè. Vieni qua, Choppy. Fallo, crepaci. Vai. Ti spammo smiley tutto addosso. Mamma mia, ha preso fuoco lo smiley? Che figo! Cioè, hanno preso fuoco i miei smiley con l'attacco di Asop. È stato fichissimo. Non pensavo che ci fossero combo del genere all'interno del gioco. Questo, cioè... no, vabbè. Scoprirlo dopo tipo 60 ore di gioco è fantastica sta cosa. È fantastica, veramente. Mi era mai capitato di usare Caesar con qualcuno che spammasse fuoco, effettivamente. Questa è una cosa carina. E tu ti sei pietrificato. Io adesso ti spammo allora gli smiley della morte. Non è vero, ti lancio un solo arraggio. Bello. E io ho fatto nulla, non io ho fatto 1600 kill e non ha sentito un tubo. Stai buono lì tu, questi mirini. Cosa fai? Mirino, stai buono. Testata, l'ho ucciso con la testata. La capoccia potente di Caesar. Questo è l'attacco più forte che ha Caesar. La capocciata. C'è gente. Vergo, balla Vergo. Figurati lui. Andiamo, Usoppa. Qua bisogna tirare sul potere del nostro Kizuna. Velocemente. Dov'è Vergo? Stai buono lì tu. Uomo schifoso, vieni qua. C'è morto. Malissimo pure. C'è qualcun altro. C'è tanta gente in realtà. E c'è dell'altro Kizuna alle mie spalle. Spero di non prendermi allontano. Voglio finire prima questo, poi voglio usare quello. Così uso Kizuna doppio. C'è altra gente lì qua però. Basta gente, quanta gente sta arrivando. E c'è ancora anche in giro Bellami in teoria. E infatti sarà qua. Non lo vedo però. Cosa voglio vedere io effettivamente qua in mezzo? Nulla, ovviamente. Vai Usoppa, sei tutti noi. Tiè. Eccolo la Bellami, ho visto la scritta perlomeno. Non ho visto lui ma ho visto la scritta. Marco, c'è del Kizuna per te. Vieni, andiamo.
spacchiamolo tutto. Vieni qua, Bellamy. Mentre Aesop ti fa crescere dei bambù addosso, tipo. Degli asparagi incredibili più che dei bambù. Caramelle! Non ho fatto la combo giusta. Aspetta. Caramelle! Ballaci! Non ci balla. E non ci balla, lui è sociale. Tutti ballano e lui no, invece. Che ho fatto? Ho preso S, però, e mi sono rigenerata tutta la vita. Questo gioco è appena diventato il gioco più facile dell'esistenza. Dell'esistenza. Cioè, ho detto tutto. Basta. Non sono stato in pericolo di vita mezza volta. Basta. Credo non equipaggerò mai più quell'abilità, però, perché così è troppo facile. Forse solo sui personaggi come Buggy, che stanno molto fermi, senza le mani, che prendono molto danni. Ecco, quello potrei farlo, ma gli altri no. Gli altri mi rifiuto. A meno che proprio non sono in crisi, che non riesco a fare un capitolo, che mi battono tutte le volte, ma se no non lo faccio mai. Birgitit. Burgis. Fatto. Mamma mia, siamo diventati anche dei cannoni da un momento all'altro. Facevamo schifo fino a 2000 kill, 2400 siamo cannoni. Sta cosa, spiegatemi. Aspetta che rompo qua, che si sa mai. Corri. Sciulululu. Resisti, Marco, voglio spammare l'attacco qua dentro. Fallo, resisti. Resisti tantissimo. Vado. Ce l'ho fatta. Tra l'altro Marco mi rigenera pure la vita, quindi se io lo metto in combo col mio oggetto, potenzialmente io non divento immortale, divento proprio Dio. Un Dio gassoso della morte divento. Caramelle! Ecco qua. Ma Chopper ha deciso che lui non ci viene più a combattere. Ha preso due purgate e ha detto basta, io da quello non ci vado più. Porca miseria, mi batte sempre, basta. Ok, questa è una missione di Barges, oddio, di Marco. E ora attiveremo il potere dell'eroe. Che siamo persone brutte e vogliamo citare fino alla morte. Che bella inquadratura, questa ci voleva proprio. Mi serviva un'inquadratura su un muro così tutto bello. Era bello effettivamente, perché era tutto lavorato, molto fine, però cioè non ne sentivo il bisogno. Prego. Mamma mia, con un attacco, veramente. Perfetto. Rigenerami l'esistenza, fallo. Non temo più nulla io. Ma non me ne frega, non me ne frega, non me ne frega. Guardate la mia vita! Non me ne frega! Non me ne frega nulla! Mo ci muoio perché non me ne frega nulla, attenzione tutti! Ok, abilità! Quanto posso fregarmene però, dai! Mi rigenererò tutto in un secondo! Prego! Cioè, posso fregarmene altamente! Sono già a posto! Se ne frega! Tra un secondo sarò full vita! Ruffy? Morici! Non puoi nulla contro me, io sono il dio del gas! Altro che Ener! Chi se ne frega di Ener? Chi se ne frega di Aesop? Io sono l'unica vera divinità dell'esistenza! Guardate! Sto benissimo! Sto alla grande! Tiè! Pigliati gli smiley! Pigliati anche quest'attacco qua! Si rigenerano tutti, tra l'altro, guarda che bello. Questo perché c'è Marco, non per la mia abilità. La mia abilità rigenera solo me. Cioè, sto a posto. Io sto a posto. Perfetto. Io sto benissimo. E tra l'altro sono stata in rischio di vita perché sono stata stupida e mi sono fatta colpire perché me ne sono fregata, più che stupida me ne sono fregata proprio, dei giganti a fianco a me che sono
diciamo resistente, non si possono stannare con le combo. Loro non li puoi fermare a meno che non arrivi a un certo numero di colpi andati a segno, che generalmente non riesci a fare perché loro con la loro combo ti interrompono, mentre tu non puoi. Quindi, cioè, se standoci un attimo attenta, avete visto, non mi hanno colpito più. Con un HP sto già benissimo. Basta solo un minimo di accorgimento che si sta benissimo. E Chopper dove sta andando? Scusami, non c'è chiuso qua. Dove sta passando? Scusa. Sta andando qua? Choppy? Sì, sta andando qua. Aspetta che faccio un po' di pulizia, va. Magari carico pure Shanks. Ecco, appunto. Dicevamo... Caramellissime! Questa missione è di Aso, Massima, chi se ne frega. Vai, distruggi tutto. Aia, Sabo? Che ha fatto esplodere? No, vabbè, avete visto? Ha fatto esplodere. Mi stavo chiedendo perché erano esplosi i miei cosi, no? Vedete che se nessuno li tocca, restano sul campo. Sono esplosi, non ci sono più. Mi stavo chiedendo chi li avesse toccati. Gli ha toccati Sabo, credo. Sono esplosi perché gli ha toccati Sabo, che figo. Spero però che non facciano danno a me se li tocca Sabo. Cioè che si facciano danno da soli, sarebbe fichissimo. Prego, prego, un smilone grossissimo. Vabbè, non riesco a fare un tubo perché me li rompono subito. Devo uccidere Sabo in mezzo alle scatole. Sabo, morici. Io non so cosa sto effettivamente colpendo. Io sto colpendo. Cosa non lo so. Sabo è andato, ok. Leva la barra, Chopperino, che così ti purgo malissimo. Stai buono, ve. Stai buono, ve. Aspetta che attacco. Ti purgo male. Con questo mirino fichissimo addosso. C'è scritto colpitemi qui. Dimmi che è morto, dai. Facciamola finita, Choppy. Morici, decedici. Tanto non puoi nulla. Io sono una divinità, guarda, sono già full vita. Sono andata da un HP a full vita in un secondo, dai. Decidici, rinunciaci. Fallo. Quanto poco toglie però l'attacco speciale di Caesar, guardate. Toglie un tubo, toglie. Ci sono certi attacchi che sciottano. Nico Robin sciotta, porca miseria. Quanto bilanciato sto gioco, zero. Tiè. Choppy, hai un HP, fallo. Ti sparo uno smiley addosso. Non ce l'ho fatta. Chissà se quella cosa fa esplodere i miei smiley. Vorrei provare, ma non ce la farò, vero? E infatti. Probabilmente sì, sapete, perché faccio un'esplosione a terra con il tasto R1. O L1, non mi ricordo. R1. Guarda che belli che siamo con questo fuoco azzurrino fichissimo. Effettivamente gli devo dar ragione. Questa volta era lo scienziato più possente del mondo, effettivamente. Ok, povero Choppy, lo abbiamo purgato malissimo e ci stiamo anche scaccolando male, che schifo. Ok. Avevamo detto che avrei fatto l'isola là sotto del scortare la donzella in pericolo, questa qua. In difesa, signorina, ti aspetta. Ok, vado a prendere il signor Brooky Brook e torno. Scorta la signorina a destinazione. Ok, noi abbiamo preso un pervertito come Brook. Passerà tutta la puntata a chiedere le mutandine a destra e manca. Dai, un'alleata bella. Due alleate belle. Sì, alla perfezione. Ci sto tantissimo. Forza dell'eroe, percezione della vera forma, requiem, forza del leader, saggezza del musicista, alta tensione, Nico Robin e Nami. Vincerò tutto. Sono la persona più felice dell'esistenza. Andiamo ragazzi, spacchiamo tutto. Tutto! Uomini pesce, facciamo tutti sushi, sushissimi, suscio tutto io. Mamma mia, sono apparsi dal nulla però. Vi ghiaccio pure, faccio sushi congelato, faccio ghiacciolo di sushi, che schifo, deve essere una cosa orribile da mangiare. Pappetta di pesce congelata, beh, che schifo. Ti taglio tutto io, ce n'è un altro, scappo. Dai, c'è Nami che ha già il potere dell'eroe, non ho parole. Non ho parole. Schivo, e io schivo, e io schivo, e io schivo tutto.
Io sono fiera, io può. Proteggi Nami e compagnia fino a Port Rogue Town. Ok, dov'è Port Rogue Town? Là in alto. Vado. Voi con le bombe non mi fate paura, per nulla. Io vado però, qua. Ora Kizuno qua. Ma qual è questo come pattina? Dove stava andando? Voleva morire veloce lui. Lo accontentiamo subito. Ecco fatto. Ecco qua. Prego. Lascia stare Nico Robin, Vesai. A parte che non ha bisogno del mio aiuto, ma lasciala stare, Vesai. Ti picchio tutto, ve. Tutto ti picchio. C'è qualcuno che sta picchiando anche Nami. Lasciatele stare, ve. Vi distruggo tutti io. Non ho problemi a picchiare tutto e tutti. Conquistiamo, va Namizu. Che espressione fiera, Namizu. Robin, andiamo ad aiutare Nami. Forza. Mamma mia, mi sono saltati tutti addosso. Con quanta cattiveria. Prego, ah, Nami si è aiutata da sola. Perché se aspettava a me, effettivamente me la sono presa comoda a cercare di conquistare i territori. Mi servono le kill, scusate. Devo prendere anche S. Cioè, ho capito che ho la possanza di due potenti personaggi e la mia, ma devo anche prendere S. Quello lo devo fare io, non posso lasciarlo far da loro. È arrivato Asop. Asop non lo vorrò. No, finché sono membri della ciurma di Ruffy li sblocco tutti. Gli altri no. Basta, ho deciso. Alleati full ciurma, basta. Muorici. Chi si è ritirato? Robin? Ah no, ok, mi è venuto un colpo. Che cosa succede? Perché ho sentito il... Ah, lui! Di già? Ma è appena arrivato? Asop? Ma perché devo scortare tutti? Non ho capito. Perché il mio compito è scortare... Ah, ma Asop non è una donzella, tra l'altro, in pericolo. Scusate. Perché devo scortare Asop? Cosa... Oh, mi rappresenta questa cosa? Mi state cercando di dirmi qualcosa, per caso? State cercando di dirmi qualcosa? Ci sono due territori che lampeggiano, però sta cosa mi puzza. Allora, loro stanno andando, io le lascerei andare da sole. Aiuterei Asop. E secondo me è quello che ha più bisogno, perché Nami e Robin se la cavano benissimo da sole. Mamma mia. Ok, sta durando molto di più il Kizuna con Robin. Non capisco perché. Probabilmente ha qualche abilità speciale lei nel suo Kizuna. Probabilmente. Ma stai buono, Marco. Guardate quanto sta durando. Marco, quanto fastidioso sei, Fenice. Vieni giù. A terra. Vedi tu, ti purgo male. Chi è che sta scappando, Pattume? È rimbalzato via malissimo, Marco. Dove è finito? L'ho perso. Dove è scappato? Ecco fatto. Nei guai, arrivo. Arrivo. Eccomi. Sto arrivando fortissimo. Tutte e due sono nei guai. Pattume. Mada, arrivo. Dov'è? Lei? Com'è? Non la vedo. Dov'è? Robin? No, qui c'era... Dov'è? Non la vedo! Eccola! Arrivo! Nami! Non lo fare! Ok. Robin, aspettate! Con calma! Arrivo! No! Ah, ok. Ok, ho fatto bene allora a venire prima da Nami. Perché lei era in pericolo, ma non era ancora in pericolo di fuga. Ora è in pericolo di fuga. Eccomi qua. Sono qua. Tranquilli tutti. Mo purghiamo a Niaballo. Aia, perché ma stavo facendo l'attacco speciale? Oh, no, di nuovo. Chi sta scappando ora? L'ho appena salvata, non diciamo balle. Congelatevi, crepateci. Ma stai buono, ma guarda questo, maleducato. Maleducato.
Ma io non lo so costui. Vedo dei piedi enormi. Vai, Robin. Dai, è morto, ok. Arriviamo. Nami, siamo qui. Asop è stato lasciato brutalmente da solo. Ma dettagli, prima hanno la priorità loro due. Vado contro Fujitora. Namizu, arrivo, eccomi. È saltato giù, dai. Dannatissimo. Ti purgo. Ti purgo tutto. Forza, ragazzi, purghiamolo male. Vai, Robin. L'ha lanciato sulla luna, l'ha lanciato. Fujio, arrivederci. Ho detto arrivederci. Dannazione. Vattene. Muorici? Asop, arrivo. Scusa, ma ho dato priorità a personaggi più fieriti di te. Potenzialmente. Poverino contro Barba Bianca. Guardate, gli ha tenuto testissimo. Sei un grande, Asop. Sei un grande. Basta, state fermi. No, stai fermo. Ok. Aia! Ma stai buono, Barbetta. Arrivo. Vabbè, me l'ha spostato. Dai, lo stavo colpendo malissimo. Dai, dai, che ci muore. Vai, Asop. Sì, ma colpiscilo. Colpisco io. Balla, Barbetta. Ma come ballava bene. Ecco qua. Fatto, ho salvato tutti, sono stata brava, dai. Dai, l'ho fatto bene, dai. Andiamo, Robin. Ok, ok, missione riuscita. Qui prendiamo un po' di Kizuna Kill che ci servono malissimo. Asop, stai buono, porcaccia, stai benissimo, tranquillo, ti proteggo io, tranquillo. Ti preoccupare. Vieni sicuramente dopo Nami e Robin, però ti proteggo io, tranquillo. Quanto questa cosa tiri in fuori, tranquillo. Ecco qua. Sì, Kizuna con Robin dura molto di più rispetto a quello di Nami, non chiedetemi perché, ma è così. Anche Marco, ora lo poteriamo dell'eroe subito. Mamma mia, perché io mentre registro mi scappano i termini? Cioè, non è che mi scappano, me li invento proprio, faccio dei dizionari tutti miei io. Poteriamo Marco? Datemi la missione di Marco, fatemelo fare, dai, ho bisogno di vita. Sto sbagliando? Stavo leggendo sotto che Barges fa la Battle Royale e mi stavo gettando in mare. Ah, la Battle Royale è il signor Buggy contro un tizio sconosciuto potenzialmente, va bene. Perché Buggy è sempre così poco cittone? Fatemi capire. Primo round, sconfiggi Buggy. Aia. Stavo leggendo? State buoni? Ed è la missione di Asop. Dai, perché non di Marco? Ah no, avevo detto che tenevo solo i membri della ciurma. Niente Marco. Va bene, Brooke. Perché devi suonare sempre sta dannata chitarra? Lo sai solo tu. Basta! Vogliamo conquistare? Ok, grazie. Sono venuti, guardate che gentili, sono venuti qua da noi. Quello mi sta facendo vedere le chiappe. Dai, ma muorici? Buggy? Gira, 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 ho sbagliato. Ho sbagliatissimo. Ma se io ti congelo, tipo, no? Io ti congelo. Ho sbagliato attacco. Aspetta, aspetta, che adesso lo congeliamo. Ecco. Non l'ho preso. Stavo pensando, se io lo congelo, generalmente la plastica congelata, perché no, vabbè, lui non è proprio di plastica, in teoria. Lui è un puzzle, quindi
non funzionerà, però teoricamente le cose congelate sono molto fragili, si spezzano in mille pezzettini. Io vorrei vederti congelato e spezzato in mille pezzettini, caro del mio Buggy, visto che fai tanto il furbetto, eh? Ti congelo e poi vediamo come ti diverti a spezzettarti tutto, schifosissimo essere, morici. Adesso vediamo chi si diverte. Ti faccio a fettinissime io. Ecco fatto. Tiè. Ho vinto. Il primo round l'ho vinto io. Come tutti gli altri, li vincerò tutti. Sono fortissima. Sto morendo male, ma sono fortissima. Certo, piuttosto. Non è che qualcuno mi lascia della vita. Gentilmente? No, eh? Va bene. Suono. Barges, vado. Vieni, vieni, signor champion. Ora la faccio ballare io a lei. Credo sia troppo lontano, sapete? E infatti, gli sarò in faccia, tipo. Ma non l'avrò... Non l'ho capito, che fortuna. Sparo tutto. Mamma mia. Alla faccia del signor champion. Mamma mia, mi hai lasciato della vita. Dillo che, dimmi che me l'hai fatto, dai, ti prego. No, mi ha lasciato del Kizuna, sì, dell'attacco speciale che non mi serve potenzialmente a un tubo. Andiamo, ragazzi. Certo, l'ho sconfitto Barges. È ridicolo Barges qua. È la versione più grossa di quei giganti capi dei villaggi, tipo, inutili. Fa proprio schifo. Come Josu, esattamente come Josu. Fanno schifo entrambi. Grazie Aso per aver fatto la foresta pluviale davanti al mio schermo. Io non ho visto un tubo, ma va bene così, grazie. È arrivato Octi. Sushi, sushi. Sushiamo Octi. Dov'è? Perché Aso è già là? Come è stato spavaldo Aso. Mamma mia, faccio malissimo come l'attacco lì. Octi, leva la barra che ti spammo un attacco in faccia, fallo. Bravissimo. Tiè, da dietro che farà ancora più male perché è un backstab, da dietro. Non è vero mai. Vai, vai, tutto, tiè. Guarda come vola bene. Madò, l'ho shottato, se non aveva la barra potenzialmente moriva. Aspetta che... Proviamo a shottarlo di nuovo. Non ha sentito niente, niente, manco per errore. Vieni qua e balla con me. Fallo. Non sta ballando. Ma di nuovo? Ma perché me lo spostano? Dai, fatemelo fare almeno un attacco, per favore, lasciatelo stare. L'hanno spostato ancora? No, l'ho preso. Non gli ho tolto niente, ma l'ho preso. Devo andare via da qua? Ok. Devo andare via da qua. Ho 3 punti vita, devo stare attentissima. Grande Aso. Ho preso S piuttosto, sì, ok. Gli sparo i fendenti dalla distanza. Chi me lo fa fare di andare là? Sparo pure Aso dalla distanza. Ok. Abbiamo salvato le 3 donzelle. Ce l'abbiamo fatta. Sì, anche Aso per una donzella. Scary joke. Ok, abbiamo perso la testa, dai. Poi è tornata magicamente al suo posto. Va bene, il ricercato è là in alto che non si muove. Io non so cosa voglia fare quest'uomo, ma se decide di avvicinarsi, ecco, non è che proprio mi lamento. Nel prossimo episodio invece andremo a fare quest'isoletta qui. Finalmente questi due lottano senza risenotti, prego, basta. Non faremo quest'isoletta qui, ma e dobbiamo farla per forza, perché sono solo queste. Ok, allora faremo di nuovo Sanji contro Zoro. Magari stavolta andiamo con Sanji, dai, un po' di par condicio, facciamolo. Prendiamo una donzella e andiamo con Sanji. E poi faremo questa. Nel Mare Orientale si radunano molti guerrieri valorosi. Vogliono essere famosi nel nuovo mondo e stanno scappando. Io questa missione non l'ho mai capito, perché vogliono essere valorosi ma scappano come conigli. Quindi non ha molto senso, però va bene. E questi sono gli eserciti. Sotto starete vedendo i vari personaggi selezionabili. Fatemi sapere con un commento quale utilizzare e dove. Lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Come sempre, vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.